Un saluto a tutti gli amici appassionati di betting e benvenuti a questo appuntamento video dedicato all'analisi palinsesto, che ormai è diventato un appuntamento fisso e che voglio anche ampliare con un po' di interazione, quindi mi farebbe piacere anche qualche feedback da parte vostra, anche perché le proposte che stiamo facendo sono poi molto interessanti da sfruttare durante il weekend. Perché ovviamente, come dico sempre, l'analisi serve per tirar fuori degli spunti, non per dare dei pronostici. Tra l'altro, si è conclusa la promozione dedicata al Black Friday, è andata direi molto bene sia per chi ha acquistato i corsi, quindi il percorso completo della durata di un anno, sia per chi ha fatto la combo o comunque ha preso solamente i pronostici. Anche qui Canale Sport Trading sta facendo delle proposte davvero interessanti dal calcio, ma fino ad arrivare a basket e hockey. Ovviamente so che chi segue magari il canale Official, ultimamente 2, 3, 4 proposte non sono entrate. C'è stato anche, diciamo, un discorso senza trovare ovviamente scuse perché poi quelle non servono a nulla. È normale che in una giornata io magari vado anche a fare 10 proposte, comprese di tutto, sapendo che ovviamente il 100% non lo farai mai. È il periodo che quella che scegli da mettere pubblica non entra e poi magari ti trovi prestazioni incredibili nel canale. Chiaramente dispiace, però quello fa un po' parte di tutto un insieme di cose dove, come voglio sempre dire, il ragionamento principale è quello che innanzitutto la formazione c'entra poco con il discorso pronostico. La formazione spiega come, diciamo, riuscire a diventare dei trader sportivi professionisti con tutte le regole che servono, a partire proprio dalle basi fino ad arrivare alle cose più avanzate come la psicologia, che è comunque fondamentale, e la gestione della cassa. E ovviamente i metodi poi sono tanti che si possono applicare e le strategie che si possono costruire. Quindi la formazione è già una cosa diversa. Canale Segnali ha un rendimento che è dimostrato, siamo dall'inizio dell'anno sopra e di tanto, e quindi è chiaro che se un mese magari non gira meno bene, se la persona che è entrata in quel mese chiaramente non può essere contenta, però ripeto, quelle sono proprio questioni di periodi. Poi io dico sempre, perché abbiamo fatto gli abbonamenti annuali? Perché i risultati si fanno nel medio-lungo termine. Comunque, la promozione ha funzionato davvero alla grande, perché da 300 a 237 per un anno e 197 euro per il canale Sport Trading. Ovviamente, se qualcuno, so già, vedrà il video solo questo e mi dirà c'è ancora spazio o meno, qualche ritardatario, ovviamente non siamo fiscali se soprattutto sono persone che ci hanno seguito per tanto tempo. Comunque, diciamo, io considero la promozione chiusa. Se poi qualcuno eventualmente, perché si sa, a cavallo del mese, mi avevano già scritto in tanti che io aspetto l'inizio mese perché ho queste disponibilità, quelle o quell'altro, ok, diciamo che c'è sempre l'opportunità di parlarne, mi contattate e vediamo. Comunque, tendenzialmente promozione chiusa. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, è stato veramente un successo, comunque anche tutto sommato che imprevisto, perché onestamente tante persone ci hanno testimoniato il loro interesse e comunque hanno sfruttato qualcosa di unico, perché è un prezzo che non verrà mai più proposto per quel che riguarda l'annata prossima, il 2024, quindi davvero questo ci ha fatto piacere ed è una cosa importante. Dunque, l'analisi ovviamente come abitudine la prendiamo il sabato e domenica, perché è il momento dove ci sono le partite più interessanti. Fra l'altro, si arriva dopo l'uscita dalla sosta, si è giocato un turno, a mio avviso, interlocutorio un po' dappertutto. Ora si sono giocate le coppe, praticamente il penultimo turno dei gironi di Conference, Europa League e Champions League, settimana che poi dovrebbe avere, se non sbaglio, anche le coppe nazionali. Comunque saremo a ridosso i prossimi turni, coppe nazionali e la conclusione prima di Natale dei gruppi di tutte le coppe europee, poi si andrà ai sorteggi per ritornare a primavera. Si sono concluso, si stanno ormai concludendo tanti tornei, fra i quali quelli nordici, tornei asiatici come Giappone e Corea. Si è concluso, ormai quasi sta concludendo il Brasile e l'Argentina, quindi avremo poi proprio la concentrazione principale tutta sull'Europa e non tutta l'Europa, perché Scandinavia e poi altri campionati hanno anche la pausa invernale. Ma insomma, comunque calcio ne abbiamo ed è quello principale. Quindi, proprio per questo andiamo a prenderci i campionati che ci interessano di più a partire dalla Serie A. Per ora l'analisi la facciamo sempre sfruttando Asianodes, piattaforma
unica per poter avere il confronto già delle stringhe asiatiche molto molto in anticipo, perché altri siti come AsianBetSoccer non ti danno la possibilità di andare così avanti. Scelta del book, prendiamo Bet365 perché lo consideriamo quello tra virgolette più liquido, e da quel punto di vista lì è quello dove vanno a confluire i maggiori volumi per quel che riguarda la nostra zona, quella europea. Dopo traiamo spunto dall'Asia, poi utilizzo come sempre Futistats per un discorso per adesso di strategie basate sulla forma delle squadre, con la formula proposta base dal sito, poi ci sono tante personalizzazioni che nei corsi spiego, e ovviamente la matematica, che non è altro che un discorso di statistica che tanti a volte ci ridono sopra, ma la matematica, ma le statistiche, io ho sempre perso con le statistiche. Ecco, il problema è sempre il solito: all'interno di matematica e statistica ci sono delle risposte chiare ai nostri interrogativi, il problema è sempre saperle interpretare ed utilizzarle. Quindi comunque il dato va sempre comunque visto e applicato se ci sono determinati presupposti. Difatti io sono partito con le Asian Odds e comunque di base tengo sempre quelle a riferimento, ma dato che dobbiamo anche renderci conto che le Asian Odds sono sì un confronto, una comparazione di quote fra i bookmaker che ci fanno capire il bookmaker come si muove, ma ricordiamoci che il bookmaker si muove sempre verso un discorso di scommettitori, quindi sa la loro psicologia e per guadagnarci, oltre all'agio e alle commissioni che prende, sa anche come sfruttare gli errori della massa, quindi come rendere una quota non tanto sbagliata, come dice qualcuno, quanto appetibile in maniera errata, perché poi la quota che piace non è esattamente quella di valore. Poi può anche essere quella più probabile, ma più probabile per lo scommettitore, non per il bookmaker. Quindi ecco perché per poter fare un'analisi qualitativa e per poter avere anche un riscontro in termini di valore, dobbiamo assolutamente avere innanzitutto competenza nostra, perché nessun software sostituirà mai la nostra competenza. E secondariamente dobbiamo sfruttare strumenti come quelli che esistono, come appunto la statistica e la matematica, che sono fondamentali. Poi a tutto ci accompagniamo un buon money management e una parte psicologica dove oggi mi sento di dire, visto che tanti a volte mi dicono: ma quel segnale mi ha segnato in faccia, quello mi ha fatto così, lì hanno annullato il gol. Vi ricordo sempre che soprattutto quando non si riesce a entrare al mercato per tanti motivi, il no bet, quindi il salvare il proprio capitale, il non metterlo a rischio, il non perdere, è comunque sempre un guadagno. Quindi ben vengano le volte comunque che magari non riusciamo a entrare al mercato, perché poi non è detto che tutto il trade o comunque il segnale, se andiamo fino in fondo, vada a segno. Quindi molte volte è così e si va avanti e non si deve forzare, si deve comunque mantenere il proprio piano di trading e la propria disciplina. Tutte cose che chiaramente io stesso a volte sbaglio a fare, perché siamo tutti umani e siamo tutte persone che reagiscono in maniera diversa. Però è chiaro che le regole, se ci sono, vanno rispettate, altrimenti poi non ci si può lamentare che il sistema o il metodo di riferimento non funzioni. Queste sono piccole cose a livello di testa che comunque fanno la differenza e non sapete quante persone poi me lo fanno notare. Comunque, Serie A, allora, turno che inizia subito, vabbè, visto che ce l'ho davanti, qualcuno magari se vedrà il video dopo, pronostico o comunque l'analisi, chiamiamola più correttamente, che se dici pronostico, gli avvoltoi sono subito pronti a entrarci senza magari neanche pensare, perché tu dovresti essere quello che dà le proposte giuste. Difatti mi fa ridere quando mettiamo anche i raddoppi pre-match o anche qualche segnale interessante, sapendo che comunque il live è il mercato preferibile, e poi bastano due o tre occasioni che non entrano e potremmo metterci tutte le scuse del mondo, che tanto sono inutili, che le scuse non portano da nessuna parte, ma poi trovi sempre quello che ti critica o ti consiglia di smettere, o non rendendosi conto che in realtà l'analisi porta comunque a una diciamo visione che ti permette poi di realizzare un pronostico. Infatti io poi dopo, una volta fatta l'analisi, mi tengo tutto davanti e vedo se confermate determinate situazioni, determinati parametri e quant'altro, c'è l'occasione di entrare a mercato. Chiaro che il pre-match risulterà sempre più rischioso. Monza Juventus, partita che insomma porta fuori due squadre da situazioni diverse. Monza sta facendo ancora il suo bel campionato con Palladino, post diciamo chiamavano Berlusconi, che comunque la società sembrava fosse in vendita anche presso qualche armatore greco. Non ho più seguito le vicende societarie. Comunque Galliani sta
sta ancora portando avanti bene, traghettando bene queste società, che dal mio punto di vista è molto bello in Lombardia personalmente avere anche realtà calcistiche oltre a quelle normalmente conosciute. Monza è sempre stato un bel progetto. La Juve è la solita, ha fatto il pareggino che tutto sommato ci si poteva aspettare con l'Inter, negli scontri diretti sicuramente qualcosa in meno, portare a casa un pari gli ha permesso di rimanere a distanza e ora la differenza la punta a fare negli scontri, diciamo, paralleli contro le altre squadre di campionato, dove entrambe possono vincere in maniera diversa, ma comunque una bella serie di partite. L'andamento è chiaro, si va verso il 2 della Juve, ha una quota, secondo me, di valore alto, perché la serie positiva del Monza comunque non dico che non possa durare, però ovviamente è sempre meglio affrontare una squadra che ha non una sete, una fame, chiamatela come volete, di punti eccessiva, ma una squadra comunque che naviga in classifica decentemente. La Juve magari non farà il calcio spettacolo, tutto quello che si vuole, comunque una Juve che parte a 1,80 e mi sale a 2, personalmente è una quota che mi prendo assolutamente. Cioè qui io vedo solo un pronostico, vittoria Juve. Ovviamente poi me la posso gestire in vario modo, però se nella comparazione quote, pagina che inseriremo all'interno del mio sito e che non servirà come tanti ingenui, li definisco ingenui perché è un termine che mi piace, perché ne vorrei dire un altro, però ovviamente magari potrebbe essere considerato offensivo, però in realtà sarebbe il termine adatto. Però dico ingenui perché vedono sempre la comparazione come un modo di farti iscrivere o affiliare un bookmaker. In realtà la comparazione è fondamentale per trovare quote di valore o ed eventualmente occasioni interessanti, cioè book che sono in ritardo nel fare un movimento avviato da book di una certa portata. Quindi nella comparazione quote, se la Juve la trovo comunque anche superiore a 2 o intorno a 2, per me questa è già una quota che potrebbe valere il weekend. Ovviamente le certezze stanno, diciamo, da un'altra parte, non sul nostro pianeta delle scommesse, perché quelle non esistono. Comunque, da questo punto di vista, se andiamo a vedere, ovviamente, l'impostazione su venerdì, perché la giornata è quella odierna, Monza-Juve, la forma delle squadre testimonia il perché c'è questo tipo di quote. Perché la Juve ha una quota del genere secondo in classifica rispetto al Monza? La spiegazione ve la dà tutto sommato Footistats, già davanti senza problemi. La matematica e quindi la statistica prevedono il classico risultato 0-1, tipico delle partite della squadra di Allegri. Avverrà, non avverrà, questo è tutto un altro discorso. Lato statistico, il 100% sull'over 0,5, anche sapendo che il 100% non esiste, è indicativo per dire che nel raffronto fra configurazioni asiatiche e statistiche di campo, comunque c'è una probabilità elevatissima che la partita non finisca 0-0. Questo cosa significa? Che se uno vuole entrare live, la partita sta 0-0 dopo il 60esimo, 70esimo, c'è una quota di valore, perché andare sulla Juve quando l'over 0,5 andrebbe benissimo, e quindi altro discorso poi di saper interpretare e gestire i dati e eventualmente i suggerimenti che vi fa anche un analista o un tipster, chiamatelo come volete, perché lo stesso tipster spesse volte dà dei consigli molto buoni. È chiaro che volendone incolonnare 20 per ottenere un risultato è normale che qualcosa ci scappi e salti la multipla, ma se nel piccolo si vanno a trovare le occasioni applicando i metodi, per esempio come il mio delle Asian Odds, anche un tipster può esserci utile per selezionare delle ottime proposte. Genoa-Empoli saranno dal via le partite del sabato, Lazio-Cagliari, Milan-Frosinone. Non ci sono grosse variazioni su queste partite. Inizia a lavorare una regressione sulla Lazio, che se si completa potrebbe dare una quota interessante anche per la Lazio. Lazio che però ha vinto una partita di Coppa piuttosto complicata, potrebbe risentirne, ma questo non vuol dire che perderà punti con il Cagliari in ripresa di Ranieri. Ma se si completa la regressione, questa è la classica partita dove eventualmente una Lazio ferma sullo 0-0 fine primo tempo con un Cagliari in avanti può presentare un'occasione nel secondo. Quindi vedete che queste cose io le vado a leggere e interpretare dei movimenti, però poi devo aspettare la chiusura. Quindi è inutile poi che uno mi dica: ma in realtà poi il Cagliari ha vinto 0-2, non vuol dire niente, dobbiamo vedere anche la situazione. Queste sono le premesse. Ovviamente mi piace la partita perché? Perché abbiamo, come detto, una squadra che arriva da un turno di coppa e quindi può essere più giocabile quando in condizioni normali la quota di apertura, vediamo, era 1,44, quindi molto meno giocabile.
Milan Frosinone, il Milan è arrivato dalla scoppola in Coppa, probabilmente tagliato fuori. Frosinone è una squadra che gioca. Qui anche abbiamo una regressione interessante, con il tipo di total che se si muove, però potrebbe anche essere da BTTS. Frosinone è una squadra che gioca, fa calcio, ha dei giocatori interessanti. È una squadra comunque che in casa ha ottenuto un pochettino di più. Il Milan, secondo me, parere personale, deve fare quello che invitano a fare la Juve, che in realtà non lo deve fare, cioè cambiare l'allenatore, perché Allegri è un allenatore assolutamente non paragonabile a uno come Pioli. Dal punto di vista dei rendimenti, Pioli è un allenatore che il Milan deve cambiare, dal mio punto di vista. Però, al di là di questo, a maggior ragione, viste anche le recenti prestazioni del Milan, uno si potrebbe aspettare il riscatto, però in realtà, visto che la quota non è di valore 1,44, io andrei più sul BTTS, anche qui un movimento da completare. Poi, partite della domenica, Lecce Bologna sta muovendosi tutto sommato a favore ovviamente del Bologna, però qui è una situazione un pochettino difficile. Comunque Lecce non sembra, viene sempre dato come una squadra che deve lasciare punti, deve perdere punti. Bologna alla fine ha vinto una bella partita in posticipo sul Torino 2-0. Quindi un pari potrebbe anche far bene ad entrambe. Non sono così convinto di un favore eccessivo per il Bologna, seppur il Lecce ha alti e bassi. Però in generale, ecco, è una partita interessante verso la X. Udinese-Verona invece sta ovviamente muovendosi molto a favore della squadra di Cioffi, perché è data fortemente in ripresa. Comunque ha dimostrato anche dopo la sosta di essere ancora sul pezzo. L'Udinese adesso è cambiata completamente dalla gestione di Sottil. Verona crisi nera, però sono sempre quelle partite dove tendenzialmente qui il movimento lo stanno facendo i tipster. C'è effettivamente valore su questo drop dell'Udinese? No, assolutamente. Quindi è una partita che per questo non mi piace. Fiorentina-Salernitana, anche qui abbiamo la Viola reduce dalla Coppa. Al momento non ci sono movimenti e quindi è una partita che tendenzialmente per il momento non mi piace. Sassuolo-Roma sarà interessante. Sarà interessante perché ora, dopo la brutta prestazione col Servette, tra l'altro noi abbiamo sbagliato l'over 2-5 che io ho inserito dopo la rimonta dello Slavia Praga, perché la Roma tendenzialmente già era una quota di valore alto pre-match, però in realtà la prestazione nel secondo tempo è stata indecente dopo il gol preso dal Servette, e in realtà la Roma quella partita mi aspettavo la vincesse. Ora tendenzialmente è più facile aspettarsi una reazione da parte della Roma, tutto sommato, con un Sassuolo che comunque concede tantissimi gol. Ora la partita ovviamente spingerà per l'over dal lato degli scommettitori. In realtà, secondo me, con il tipo di calcio che fa la Roma è improbabile che ci siano tanti gol qua. E invece un riscatto Roma con una vittoria a Sassuolo me lo aspetto più, per esempio, di un riscatto del Milan. Quindi la partita può essere interessante. Big match Napoli-Inter. Napoli-Inter ovviamente ora Mazzarri, diciamo, ha ottenuto quella vittoria che mi aspettavo, che avevamo indicato nell'analisi della scorsa settimana a Bergamo. Poi dopo col Reale è tornato, non tanto il Napoli che conosciamo, perché a Madrid non è che tante squadre possono uscire indenni. Poi ovviamente Ancelotti con De Laurentiis ci teneva particolarmente a vincere quella partita lì. Però Mazzarri, campionato italiano, solo può fare. A differenza di Pioli, io per esempio vedevo un Garcia non così da esonero come invece mi pare palese la posizione di Pioli, però l'hanno cambiato per prendere un allenatore conservativo. Napoli sa chiaramente che non potrà mai ripetere la stagione con Spalletti e tendenzialmente potrebbe anche rischiare di non entrare tra le prime quattro se non sospende un pochettino la crisi. Ecco, hanno giocato entrambi in Coppa, l'Inter ho fatto una partita strana 3-0, 3-3, ma ovviamente ci stava. Questo movimento qua di quest'Inter in trasferta, io Napoli fatico a prenderlo. L'Inter già a Torino nel secondo tempo, io ho pronosticato su Sport Trading un gol, un over 2-5 e un gol Inter, quindi mi aspettavo l'1-2 per come si è mosso il primo tempo, però la partita era da under, da X, quello che si voleva, però mi aspettavo, e difatti l'Inter ci ha provato, secondo me spingendo un po' di più poteva farci. Io penso che a Napoli comunque, oltre ad andare sull'X2, che è una buonissima quota, perché partiamo dal 2,40 Inter in drop, l'X2 è una buonissima quota, anche qua non mi sorprenderei di una vittoria dell'Inter. Dal lato forma delle partite in generale, qua forte contrasto ovviamente tra Milan e Frosinone e tra Lazio e Cagliari, e ci sta perché ovviamente queste sono le indicazioni che ci sta dando adesso il campionato, però personalmente non mi convinceva per i ragionamenti che vi ho fatto. Io quelli li faccio sempre con meno
mix tra competenza, conoscenza calcistica e quello che vedo a livello di movimenti di configurazione. Difatti anche Sassuolo-Roma, perché ha valore? Perché fondamentalmente la Roma viene data giù di condizione, mentre l'Inter è lanciatissima. E anche tra Fiorentina e Salernitana, tra Udinese e Verona, globalmente col parametro di Footystats siamo su livelli bassi. Anche qua risultati probabili in base alle statistiche: Genova Empoli 1-0, Lazio-Cagliari 1-0, Milan-Frosinone 3-0, bugiardissimo. Quando la matematica va contro quello che potrebbe essere l'andamento della partita in condizioni normali, Lecce-Bologna, pareggio, tra virgolette, scritto per modo di dire dalle statistiche, poi tutto può cambiare, Fiorentina-Salernitana 3-0, anche qui un po' bugiardo, Udinese-Verona 1-1, Roma-Sassuolo 0-2, già è più interessante, Inter-Milano 0-2, assolutamente interessante. Quindi diciamo una situazione per la Serie A molto molto valida a partire dall'anticipo fra Juve e Monza, quindi questo è un pochettino quello che possiamo andare a vedere. Passiamo alla Premier, altro campionato che ovviamente non può mancare nell'analisi di ogni scommettitore. Calcio inglese è forse al momento il calcio più interessante, unisce lo spettacolo che può darti una Bundesliga in termini di gol a tutto sommato un pochettino, una leggera somiglianza al calcio italiano in termini di cercare i risultati. Tante partite in Inghilterra il pareggio magari esce anche meno, però ultimamente io ne vedo molte dove tendono un pochettino ad accontentarsi. Comunque qui si parte con Arsenal-Wolves, Arsenal che arriva dalla partita di Coppa vinta in maniera abbastanza facile, quindi tutto sommato anche qua si sta completando una regressione, secondo me, da un certo punto di vista a favore della squadra a casa. Può essere interessante solo se il Wolves va in vantaggio, quindi personalmente al momento è una quota non di valore. L'altro movimento che posso vedere è quello tra il Burnley e lo Sheffield Wednesday. Qui parliamo comunque di squadre non di prima fascia, però sono belle le statistiche fino all'over 2,5. E se la total fa uno scatto in up, questa è una partita molto interessante da BTTS e over 2,5. Nottingham Everton è da seguire perché probabilmente squadre che segnano poco, che potrebbero risolvere la partita nel secondo tempo. L'apertura è molto equilibrata, da Drono Bet verso uno e l'altra. L'Everton paga la penalizzazione che ha subito, però attenzione, deve reagire. Vediamo se si muove la total in live, cioè in live, per un segnale live a ridosso del match. Poi Newcastle Manchester United, assolutamente la partita del giorno. Newcastle che a sorpresa ha fermato il PSG sull'1-1, stava vincendo in Europa, finora aveva fatto male. Lo United insomma si è ripreso anche in Coppa, anche se poi col Galatasaray l'ha buttata via in maniera incredibile. Altra partita dove avevamo una doppia pre-match, abbiamo dato l'X2 Manchester, l'1X del Siviglia, entrambe avanti di due gol. Poi il Siviglia è riuscito addirittura a perdere 2-3 con un rosso, e le dinamiche degli ultimi due gol, secondo me, gettano un pochettino di dubbi su quel tipo di partita, ma ovviamente senza prove non bisogna mai parlare o fare accuse del genere. Invece il Manchester, proprio per incapacità personale, perché Constant Ten Hag, proprio la squadra non ce l'ha in mano. E tra l'altro qui di Newcastle Manchester abbiamo anche un'apertura ai minuti finali, però Bet365 non prenderei in considerazione. Il drop è sul Newcastle, non lo so, io lo United non credo che possa continuare a fare dei passi falsi, quindi io vado verso l'X2. E comunque, se eventualmente anche qua arriva una progressione, partita che può essere ricca di gol, però quando arrivano da partite dove hanno segnato tanto, come per esempio il Manchester 3-3, guardo comunque le medie gol. Comunque l'X2 non mi dispiace, come non mi dispiaceva su Newcastle Chelsea. Poi in realtà lì, per esempio, sono stato smentito nettamente, partita dove Newcastle ha stradominato, ma il Chelsea è un'altra grande malata del calcio inglese che non riesce proprio a uscirne. Il Newcastle c'ha questi momenti dove ti può fare 8 gol, come quelli dove non riesce a buttarla dentro, come con il Dortmund. Siamo sempre lì, troppa alternanza di prestazioni. Quindi arriva da una prestazione dove comunque ha subito tantissimo, anche se poi meritava di portarla a casa, il rigore per il PSG, anche lì, insomma, come interpretazione va, lascia parecchi dubbi. Sappiamo la potenza europea che ha il PSG, però vabbè, onestamente sul campo era meritato, ma altro ne ha sbagliato tantissimi gol. Aston Villa arriva dalla Coppa e col Bournemouth, difatti, il movimento adesso è ancora leggero. E comunque Aston Villa sta facendo molto molto bene, ha vinto anche in casa del Tottenham, partita dove, lo dicevo, Postecoglou, boh, ha preso sta serie nera, non riesce a uscirne. Qui attenzione, perché al momento non ci sono grossi movimenti, però insomma con la partita di Coppa non è mai facile, per cui anche questa è una partita che,
qualche regressione, soprattutto il gol casa, se vogliamo giocarci un multigol 1-3, può essere interessante. West Ham anche, ovviamente, qui cerchiamo un gol trasferta sul Crystal Palace per lo stesso discorso. Ecco il Chelsea, sul Chelsea dobbiamo fare un bel ragionamento, perché Chelsea è in drop e questo è un peccato, perché ovviamente col Brighton che ha giocato in Coppa e tutte e due, insomma, cioè tutte e due, il Chelsea viene visto leggermente favorito. Non ci fosse stata questa situazione, per me il Chelsea non droppava e quindi la quota di apertura che era 2 era come quella della Juve, molto molto interessante. Brighton sicuramente può andare in difficoltà, può sentirlo lo sforzo di Coppa anche in trasferta, quindi ovviamente se soprattutto la quota sale in live sul Chelsea la troverai molto interessante. Liverpool con queste condizioni non c'è valore, lo lascerei perdere e poi City Tottenham, l'altro big match dopo Newcastle Manchester United e qui ovviamente fioccano i movimenti. Qui il Tottenham adesso è il momento giusto per seguirlo, perché la crisi di 3 partite consecutive perse, però in realtà che Tottenham abbiamo visto nella prima parte di stagione. Ora Book si lascia condizionare dal parere degli scommettitori. Manchester esce dalla vittoria 3-2 in rimonta con il Lipsia, e invece il Tottenham è reduce da partite dove è riuscito a perdere in tutti i modi. Ecco, questa è una delle classiche situazioni dove tendenzialmente io, ma ripeto io, e poi dopo lo vediamo confermare in live, potrei seguire la doppia chance X2 perché è qui che troviamo valore. Poi ovviamente tutto è sempre da vedere. Difatti, comunque, se andiamo nella forma globale, guardate, City Tottenham, voglio dire, non è la rappresentazione di quello che ci dice la stringa, ovviamente, ma neanche la classifica in sé, e il valore sul Chelsea ce l'abbiamo perché guardiamo l'impostazione che hanno, quindi cioè assolutissimamente da questo lato va bene, e ovviamente non c'è valore sull'Arsenal perché è dato strafavorito. Discorso che vi dicevo, l'Everton può essere interessante e diciamo Barney Sheffield uguale perché se la passano male entrambi, stesso discorso del netto favore del pronostico per il Newcastle con l'impostazione attuale, quindi è importante confrontare le due cose. Poi ovviamente se ci vediamo le stesse cose in chiave matematica escono le statistiche più o meno che possiamo conoscere: un Arsenal 2-1, Barnsley 2-1, Nottingham Everton 2-2, Newcastle United però esce il 2-3, quindi tutto sommato non va contro quello che dicevamo. West Ham 2-1, i Villans un gol lo subirebbero, Chelsea Brighton 2-2, da qui che ci vedo invece molto valore, e City Tottenham 3-2, quindi assolutamente diciamo una buona impostazione. E vi ricordo che stiamo analizzando con il bookmaker preferito dei tipster, che quindi si comporta anche in maniera diretta verso quello che ragionano loro, che è Bet365. Poi le configurazioni esatte, io personalmente lo vado a vedere su Pinnacle per quel che riguarda Asia Nord, ultimamente lo sto trovando molto molto più performante degli altri in questa stagione. Bundesliga c'ha l'anticipo della serata che, giusto per chi si vuole interessare alle configurazioni presenti sul corso pattern, quindi corso pattern che è assolutamente quella che una volta era la guida, metodo patternized Asian evoluta in 2.0 prima, 3.0 dopo. Questa è la classica situazione dove lavoriamo sul secondo tempo, in caso di 0-0, sull'over 0.5 verso la fine, ma addirittura su due gol verso la fine, perché no, sul VTTS. Quindi non stiamo a parlare della partita perché qui lavoriamo in maniera sistematica, se si conferma la configurazione. Bochum Wolfsburg, andiamo verso un drop per il Bochum, che comunque è una squadra che qualcosina riparte, ma la cosa bella di questa partita è il mercato dei gol. C'è una configurazione per segnare bene sia primo che secondo tempo. Quindi una partita che potrebbe avere gol entrambi nel primo e nel secondo. A seguire assolutamente interessante. Mönchengladbach Hoffenheim, doppio scatto total, è una partita dove anche qua si prevede tanto in materia di gol realizzati, ma è tipico della Bundesliga, però io in base a come va il primo tempo, potrebbe essere un tranello, finisce 0-0, il segnale salta, lavorerei sul secondo per un paio di gol dopo il 70esimo, se nel primo abbiamo comunque avuto un buon movimento. Lipsia ovviamente con l'Edenheim, squadra scadente, non ha valore, 1,30-1,25 è un drop dove non posso lavorare, anche se Lipsia mi piace tantissimo. Poi dopo la sconfitta in Coppa, l'Ipsia lo puoi prendere in trasferta o che perde, perché ogni anno comunque sembra avversario del Barney e poi molla, oppure che rimonta o vince, diciamo, la partita in casa, anche lì devi un po'. L'Ipsia è un po' una sorta di City, in termini di prestazione ovviamente che non lotta, però
quasi mai per il titolo, ma per le rimonte, soprattutto con squadre più scadenti. In questo caso, se lo trovassi sotto 0-2 primo tempo, potrei considerarlo. Potrebbe anche accadere di subire, visto che ha giocato in Coppa una partita importante con il City. Anche sul Bayern Monaco non c'è mai valore, dopo lo 0-0, tra l'altro col Copenaghen è impensabile ovviamente uno 0-0. C'è una regressione importante però con l'Union Berlino che ha giocato pure, e l'Union comunque è una squadra imprevedibile, una squadra che sta veramente facendo pena. Ecco, questa è una partita dove se c'è un po' di valore sul BTTS, comunque partita over 2,5, over 3,5 più BTTS, mi piace molto visto che arrivano tutte e due da due under in coppa. Partita interessante. Stoccarda-Werder Brema, molto favore casa perché lo Stoccarda sta facendo davvero un bel campionato. Anche qua però non c'è tanto valore, drop già 1,40, mi piace poco. Mainz-Friburgo, bella regressione da BTTS con il Friburgo che ha giocato in Coppa, quindi anche attenzione alla possibile sorpresa Mainz, comunque l'1x con una quota 2,30 di riferimento non è assolutamente male. Leverkusen è la squadra che sta facendo veramente bene con il Dortmund e qui serie molto positiva, Dortmund che ha giocato in Coppa e arriva da una buona prestazione. Dortmund che ha preso una scoppola pesante in campionato contro il Monaco, Bayern Monaco con lo 0-4 in casa, in trasferta secondo me è una squadra sempre fastidiosa, quindi questa è la classica partita dove vado sull'X2 come al solito. Augsburg-Francoforte, che qui il Francoforte ha giocato in Coppa, l'Augsburg da quando ha cambiato allenatore è una squadra molto molto solida, mi piace ovviamente l'1X anche qui con un drop 2,63 della quota casa, è molto interessante, è una partita che potrebbe avere per un movimento che attualmente c'è un paio di gol nel primo tempo e comunque una partita che non finirà in pareggio, quindi assolutamente un bel turno anche di Bundesliga. E qui vediamo di fatti paragone di forma, la dimostrazione dei movimenti delle quote, più interessante sul Bochum. Ecco, Stoccarda Werder Brema potrebbe in sé lasciare qualche sorpresa, però anche il BTTS in Germania ha pagato veramente poco. Mainz interessante per come è messo, Leverkusen Dortmund assolutamente da giocare contro il mercato, e qui tutto sommato c'è una fase di parità, ma io qui vedo più valore sulla squadra casa, anche forse per l'impegno in Coppa del giovedì da parte dell'Eintracht, anche se è stata una partita particolarmente impegnativa, matematica che in Bundesliga, cioè, ecco, giusto, proprio perché Bayern Monaco 3-0 non mi dà il gol dell'Union Berlino, mi piace per quello, poi Lipsia 3-1, Hoffenheim 2-3, quindi partita molto ricca di gol nel secondo tempo, mi piace, Bochum alla riscossa, Werder Brema che un gol lo può subire, Mainz 1-1, in realtà vedo più valore sul Mainz, Leverkusen 3-2, ma come dicevo l'X2 mi piace molto, Augsburg 2-2 mi piace molto l'1, quindi da lì tiro fuori quelle che possono essere le giocate più interessanti. E poi facciamo un salto nella Liga Spagnola, che ovviamente la Liga Spagnola resta un campionato che mi piace molto perché campionato di base under, ma un campionato che in realtà, soprattutto per il possesso palla che fanno determinate squadre, ci sono squadre che mi piacciono tantissimo come il Villarreal, per esempio, che trovano dei valori pazzeschi. Qui da vedere, partiamo da Girona-Valencia, perché Girona non si ferma mai, di base, o comunque sembra non volersi fermare mai, e comunque anche qua il mercato ormai cavalca il discorso stile Leicester in Inghilterra, e qui altra partita dove io tendo a dare valore all'X2, mi piace molto, voglio andare contro il mercato, la lavorerò così. Bilbao-Rayo Vallecano, il Bilbao comunque aveva fermato il girone nel posticipo, quindi aveva fatto una buona partita. Il Bilbao sta giocando forte. Rayo Vallecano non è malissimo. È un drop interessante, 1,57. Potrebbe essere una partita come tutte quelle del Bilbao, che non si sblocca facilmente. Quindi la quota in live salire, poi andrei sul Bilbao o comunque su un over generico in caso di pari. Real Madrid-Granada: l'unica cosa che si può sperare giocando in Coppa è cercare un gol del Granada a Madrid. E quest'anno il Real un pochettino li sta concedendo, per il resto non ci vedo niente di che. Osasuna Real Sociedad è una partita scorbutica. Real Sociedad ha clamorosamente steccato con il Salisburgo. Ora va a Osasuna e la quota è interessante. La Real Sociedad, come il Villarreal, è tra le mie preferite. Quindi qui il 2 mi piace particolarmente perché ha valore leggermente in drop. Quindi comunque una partita da seguire. Mallorca che aveva giocato un recupero, qui si sta completando una regressione. Potrebbe essere una partita dove con entrambe over 2,5 potrebbe essere interessante. L'Almeria Betis ha perso clamorosamente a Praga e ora trova l'Almeria ultima in classifica. Il drop ci sta, aspettiamoci una partita pirotecnica, quindi gol,
magari anche entrambe, e over 2,5 sembra interessante. Siviglia-Villarreal è forse una partita tra le più belle. Siviglia che incoppa subito una clamorosa rimonta 2-3, a mio avviso sospetta, Villarreal che ha vinto. Ovviamente qua il mercato sta andando verso Villarreal per le prestazioni. Ecco, in questo caso, vista la quota 2,15 per una doppia chance 1x ci sta, però attenzione perché comunque sono partite difficili, sono partite comunque tra due squadre di un certo livello. Siviglia comunque è sempre appeso a un filo. E quindi lo prendiamo più come valore, anche se potevo aspettarmi una quota leggermente più alta. Barcellona Atletico Madrid, match assolutamente di livello, e stavolta non è più il classico calcio dove si affrontavano un allenatore che spinge e uno che difende. Praticamente Xavi è un pochettino come Simeone, Barcellona molto molto diverso. Quindi è una partita che mi aspetterei bloccata da under. È una partita che, insomma, il Barcellona il suo l'ha fatto, l'Atletico anche, hanno giocato entrambi in Coppa, potrebbe essere un po' in stile Juve-Inter, potrebbero tentare di portare a casa, un pareggio entrambe. Difficile. Però è una partita difficile da leggere, da vedere in live. L'Atletico è sempre difficile da vedere, però ecco, se c'è un momento storico in cui l'Atletico può essere fastidioso per Real e Barcellona è quest'anno. Quindi diamo un pochettino più di fiducia alla squadra di Simeone. Siviglia e Villarreal si equivalgono, l'Almeria rispetto al Betis pure, tutto sommato. E per quel che riguarda il discorso delle altre partite della Liga, che ovviamente non so perché le salto sempre quando faccio scorrere velocemente. Ecco qua, Girona ovviamente forma strepitosa, anche quella del Bilbao. Granada ridotto così male che può avere il discorso di riuscire a fare almeno un gol. Real Sociedad che è un leggero vantaggio, e per questo anche qua la quota è interessante, leggermente meglio di quella del Siviglia. E quindi molto di valore anche perché si gioca trasferta. Matematica sulla Liga per le statistiche non ci dice niente che diciamo non possiamo sapere. Girona ha previsto 2-1 sul Valencia, Bilbao 2-2, quindi ecco perché può avere valore. Real senza gol subiti 3-0, molto nette, qui ci sta meno lo 0-3 della Real Sociedad, 0-0 del Mallorca, ecco perché mi aspetto qualche gol in più. Corrisponde bene al pronostico, la matematica su Almeria Betis che abbiamo visto, Siviglia Villarreal 2-2, Barcellona favorito sul Atletico Madrid, però ecco, per me è un pochettino, diciamo così, da vedere. Ripeto, l'Atletico quest'anno secondo me può far bene. Avevamo parlato settimana scorsa degli asiatici che vanno verso la fine, del brasiliano che ormai va verso la fine, direi che non ha valore. Aggiungiamo un campionato che iniziamo magari a monitorare, comunque per avere un po' di novità. Poi vi ripeto, se ci fosse un po' più di interazione da parte vostra in termini di richieste, possiamo anche vedere dei campionati su richieste quando facciamo analisi. Però inseriamo l'Eredivisie, che è sempre un campionato dal mio punto di vista assolutamente interessante. Qui anche qua i gol pagano molto, mentre per esempio al contrario come la Spagna, un campionato come il Portogallo, troviamo gli under, i gol pagano poco qui perché ce ne sono troppi, al contrario del Portogallo. Qui interessante Fortuna Sittard, Vitesse. Vitesse era una di quelle squadre che avevano trasformato anni fa in asset finanziario perché vinceva partite incredibili. Ora sta faticando molto, però questa movimentazione che può chiamare una regressione può essere interessante per l'over 2-5, entrambe segnano. Warwick, altra squadra che quest'anno mi sta dando delle soddisfazioni contro l'Excelsior, la regressione per il momento si è completata, da parecchio valore sul Walby, una quota che paga 2, assolutamente interessante. Heracles, Sparta Rotterdam da Dronobet, e se troviamo poi uno scatto di Total la seguiremo per il secondo tempo. Poi qui diciamo la crisi dell'Ajax che ha giocato in Coppa e va a Nijmegen, ci dà tutto l'anno quote di valore. L'Ajax però preso una bella scoppola ancora a Marsiglia, e sul rigore decisa alla fine. Ora il campionato deve assolutamente invertire la rotta. Giocare in campionato, in coppa, non lo aiuta poi a recuperare in campionato. Però quota in drop, se non droppasse, gli darei molto valore. A quel punto c'è da stare attenti perché ci si aspetta la reazione, ma è un Ajax che fatica. Comunque, sicuramente l'Ajax a quelle quote attuali, quando l'anno scorso ce l'avevamo 1,10, 1,20, è assolutamente da seguire. E poi il big match Feyenoord PSV, anche qui hanno giocato entrambi in coppa, cioè sono le stesse configurazioni, se notate in queste partite simili
a Juve-Inter, cioè partite classiche da pareggio. Il PSV quest'anno non lo si riesce a fermare, però ecco, con una quota 2,25 io il Feyenoord 1x, se lo dovessi mettere in una combinazione me lo prendo, tifoseria calda, ambiente caldo, insomma il PSV non è che le può vincere proprio sempre tutte, e poi altre due squadre più o meno di media alta classifica, Twente e AZ di Alkmaar, che vengono date ottimamente favorite. Il Twente è quota 1,85, è molto bello contro gli Eagles, è una regressione bella da vittoria a trasferta, e stesso discorso vale per l'AZ di Alkmaar, che anche aveva il discorso Coppa, però è una situazione interessante. Queste due partite per due vittorie trasferta, o comunque partite dove in ogni modo, in caso di vantaggio caso, sono interessanti per il BTTS e l'over, sono molto dal mio punto di vista da seguire. Difatti anche qua, per esempio, se guardiamo il Walwick, ha sempre la quota interessante, perché è stato di forma difficile, stesso discorso Vitesse, però storicamente più diciamo il Vitesse che il Walwick erano squadre da seguire. Tengono il PSV, arrivano al top della forma, Ajax a queste quote che è molto molto scadente, è interessante soprattutto la Z rispetto al Twente, ma il Twente arriva da una partita dove ecco l'over 2,5 più BTTS è molto interessante per la forma degli Eagles e per il discorso che vi dicevo legato alla regressione, perché la regressione ci chiama quel tipo di gol, di partite. Vi ricordo che nei corsi in piattaforma tutti i movimenti vengono spiegati nel modo migliore per poterli appunto capire. Qui con la matematica, Excelsior, abbiamo visto sconfitto a Walwick 2-1, Vitesse sotto 3-1 con il Sitter, Heracles Sparta Rotterdam da Dronobet 1-3, nel secondo tempo si può animare se si completa il movimento, Feyenoord PSV 2-3, semplice media, non credo nemmeno ci saranno così tanti gol, Nijmegen Ajax 1-3, mi è data un po' troppo facile e scontata, però 2-2, 1-2, vedete quale del Twente può avere più valore, perché di base è interessante anche sul mercato gol, proprio per la conferma. Quindi quando andiamo ad unire elementi statistici, matematici a elementi di configurazioni asiatiche. Quindi abbiamo visto anche le aree divise di base, altri campionati che vi possono interessare, anche serie minori di altri, tipo Bundesliga 2, Championship, eccetera. Non abbiamo visto la Francia. Questa settimana possiamo farci un salto velocemente, perché forse è il campionato che personalmente, soprattutto con il Lione che ora ha esonerato Fabio Grosso, mi ha dato tra virgolette più dispiacere, nel senso che mi ha fatto saltare due multiple, anche se le facciamo diciamo per utilizzare un po' di moltiplicatore, il rapporto rischio-rendimento che io trovo sempre interessante, multiple a doppia cifra, sempre perse per il Lione, non fa assolutamente piacere, e Lione che adesso va a Lens, cambio di allenatore, tutto quello che si vuole, adesso sicuramente questi segneranno. Non ci bastava un gol, ci bastava un 1x quando giocava in campo, niente, ha fatto 0 gol e ha perso. E adesso andrà a fare il risultato probabilmente a Lens, che però è reduce dal 6-0 con l'Arsenal. Quindi attenzione, questa è una partita potenzialmente con un po' di gol, perché tutte e due sono chiamate a una reazione, e tendenzialmente quindi può essere una partita pirotecnica. Nantes-Nizza non ha grossi movimenti e tendenzialmente questo Nantes ha avuto una partita con un gol annullato, scorsa settimana stava giocando bene. Il Nizza, secondo me, qui la partita ha valore sull'1x, mi dà questa impressione proprio la movimentazione attuale, quindi interessante. Paris Saint-Germain lo troviamo a quote un po' più alte degli altri anni. Le Havre, la squadra gioca molto molto difensiva, in live se non sfonda subito, ma però non credo, dopo la fatica che ha fatto contro il Newcastle, io qui mi aspetto un multigol 2-5 del Paris Saint-Germain, può aver valore. Con una difesa come quella delle Havre in trasferta non sarà sicuramente una quuota brutta. Tolosa-Lorient, Tolosa che arriva da un clamoroso 0-0 con Saint-Gilloise, dove tutti si aspettavano tanti gol, ecco, può riprendere qua sicuramente, potrei anche aspettarmi pure qui un multigol 2-5 del Tolosa. Questo è un campionato di base anderosa, ma quando vogliono segnare segnano. Monaco, sempre la squadra più spettacolare, contro il Montpellier, questo drop non ha tanto valore, però il Monaco quest'anno ha sicuramente spazio per i propri impegni, per fare risultati, quindi può essere una squadra che comunque soddisfazioni ne dà, pur essendo sempre una squadra che il suo gol lo subisce. Difatti il movimento total è ampio, però io qui li vedrei un pochettino più centrati. Il Lille col Metz, anche qui abbiamo una quota purtroppo non di valore, quindi possiamo farci al momento ben poco come impostazione, mentre Marsiglia-Rennes,
Una partita interessante, non è sempre una squadra solida. Ha giocato entrambi in Coppa, il Marsiglia comunque con Gattuso non è che stia ingranando tantissimo, è un Marsiglia che ha vinto bene la partita all'ultimo minuto, quindi molto molto tirata. Al momento, diciamo, il movimento del Buc non segnala tante cose, però dopo quello che c'è stato qui, l'Under 2-5 di base e tutto sommato l'X2 che va a favore, tutto sommato, del mercato perché Marsiglia è in up di quota, però l'Under e l'X2 mi piacciono molto come indicazione, però forse il campionato francese è quello che da un certo punto di vista non è che non mi piace, però c'è troppa alternanza, non è una continuità di risultati. Qui se andiamo a vedere matematicamente, insomma, Lyon 1-0, un risultato che per me non esiste. Nantes 0-1, io qua ci vedo valore su casa. Paris Saint-Germain 0-3 classico. Tolosa addirittura 0-0. Arrivando da 1-0-0 mi piace il mercato dei gol, proprio per questo. Monaco-Montpellier forse è la più scontata, ed è per questo che può essere una trappola quando dico non c'è valore su casa, anche se il Monaco qualcosina sta facendo. Lille, Metz 2-1 e Marsiglia-Rennes 1-1. Questa è forse quella statisticamente più prevedibile. Però, ripeto, sono sempre indicazioni poi tutte da confermare. Qui si gioca molto la domenica, forma fisica, PSG è chiaro ed evidente, Lorient a Tolosa può subire, Monaco in forma, Lille in forma, Marsiglia tutto sommato c'è valore perché Rennes sta faticando, ma è una squadra che sempre negli anni ha dato parecchia continuità. Quest'anno ha cambiato un po' fatica, ma il Marsiglia in campionato non è ancora guarito dalla sua sindrome di difficoltà, di continuità delle prestazioni, quindi comunque Marsiglia giocabile con Gattuso assolutamente. Il Lione non lo voglio neanche vedere perché ci ha sempre rovinato da questo punto di vista. Quindi di campionati ne abbiamo visti, di impostazioni ne avete viste. A me piace molto questa analisi palinsesto perché spesso dà situazioni interessanti. Vi ricordo, per i ritardatari c'è proprio il weekend di base ancora per approfittare della promozione, e vi ricordo anche che se volete comunque ampliare questo appuntamento con richieste e quant'altro, fatelo utilizzando i commenti e cercheremo anche poi di avere qualche ospite, qualche opportunità di rendere sempre più, diciamo, interattiva, con possibilità anche di sentire pareri diversi, comunque di avere delle impostazioni su strategie diverse, tenendo presente che Asia Nord è per me la fonte base di ispirazione, ma Asia Nord non è un pronosticatore, ma un comparatore di quota e di conseguenza va sfruttato per quello e non preso come pronostico e basta, come fanno in molti. Poi ci si può unire tutto, dalla statistica alla matematica, i drop di quota, i volumi, tutto quello che si vuole. Tutti i siti che utilizzo e ciò che torna utile sono inseriti in piattaforma e arriveranno almeno un altro 10-15 corsi nuovi nel corso del 2024. Io vi ringrazio, l'appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!